Amici ordinari e conoscenti possono essere sostituiti e col passare del tempo persino dimenticati. Ma non c'è nessuno in grado di sostituire Elena Petrovna, né potrà mai essere dimenticata. La mia cara amica morì di venerdì pomeriggio alle ore 2:25, mentre era seduta sulla sua grande poltrona, con la testa sostenuta dalla fedele Laura Cooper. Se volete sapere qualcosa su Elena Petrovna Blavatsky, non sono la persona giusta a cui chiedere. Sono certa che il colonnello ed il signor Judge potrebbero probabilmente dirvi molto di più sul suo lavoro di quanto possano dire ordinari teosofi come me. Sebbene io conosca molti piccoli dettagli sulla sua vita quotidiana e sugli ultimi suoi giorni. Fu mio privilegio essere con lei durante la sua ultima malattia e al momento della sua morte. Nel 1831, nella provincia di Ekaterinoslav, nel sud della Russia, nacque una figlia al colonnello Peter von Hank. La chiamarono Elena Petrovna. Con la sorellina più piccola fu cresciuta prevalentemente dai nonni in un ambiente di raffinatezze occidentali mescolate a superstizioni e credenze popolari russe sugli spiriti, sulla stregoneria, sulle tradizioni e riti magici. Sin da piccola, contemporaneamente al suo crescente amore per la musica, mostrò segni di capacità psichiche che si svilupparono con la sua intimità e amore per la natura che la circondava. Devo ammettere che mi divertivo a spaventare la mia sorellina con racconti di terribili mostri e creature elementali. Ero solita trasformare la collezione di animali imbalsamati di mia nonna in una fosca giungla di predatori e paura. Fui spinta a sposarmi dalle provocazioni dei miei familiari, che ripetevano sempre che nessuno mi avrebbe mai voluta. Ero troppo testarda, troppo irresponsabile. Per sfuggire al loro controllo, pensando che avrei avuto più libertà come donna sposata, accettai un generale dell'esercito di nome Blavatsky. Non ho mai consumato il matrimonio e dopo 3 mesi disastrosi lasciai sia lui che la Russia. Andò alla ricerca della sapienza occulta. Nell'America del Nord visse con tribù di pelle rossa. Viaggiò in Grecia, Egitto ed altre parti d'Europa. Si arruolò persino nell'esercito di Garibaldi e fu ferita nella battaglia di Mentana. Poi, durante una visita a Londra nel 1851, finalmente incontrò il maestro, che aveva visto solo nelle visioni da piccola. Era un maestro di saggezza, un Mahatma, che avrebbe cambiato l'intero corso della sua vita. I Mahatma sono un gruppo di persone che, attraverso un'enorme autodisciplina, sono riusciti a dominare la natura intima dell'essere umano. Essi sono, per così dire, uomini perfezionati, sebbene alcuni di loro sostengono addirittura che persino il termine perfezionato sia un termine relativo e che ci sia molto di più da raggiungere. Tuttavia, per il nostro stadio di evoluzione, essi sono uomini pressoché illuminati. Dunque, i Mahatma sono, in realtà, un'estensione della consapevolezza che noi sperimentiamo come esseri coscienti di noi stessi. Se, come lei sostiene, la consapevolezza giace addormentata nei regni della materia, diventa senziente nel regno vegetale ed animale, negli esseri umani diventa autocoscienza, come identità del sé, coscienza del sé. Nei Mahatma, la sostanza diventa supercoscienza, cioè consapevolezza della propria relazione con la sorgente della propria esistenza, la coscienza stessa. Quindi i Mahatma rappresentano l'avanguardia evoluzionistica dell'umanità, e testimoniano che ci stiamo tutti dirigendo verso quel mondo di esperienze umane e comprensione. Nel 1874 il suo maestro la rimandò negli Stati Uniti, dove vi era un crescente interesse per l'occultismo.
Disse che fu mandata negli Stati Uniti per adunare attorno a sé un gruppo che riconoscesse la fratellanza come obiettivo principale, che fosse aperto allo studio della letteratura e sapienza occidentale ed orientale, delle migliori filosofie di entrambi. Ed affermò anche che non fu detto che cosa fare, ma che cosa non fare. Un'affermazione molto interessante. A quel tempo credeva che il movimento spiritico fosse la via migliore per dare impulso all'esposizione della filosofia esoterica. Ma gli spiritisti presto iniziarono a rivoltarsi contro di lei, perché interessati solo ai fenomeni. L'America andava pazza per i fantasmi e Madame Blavatsky notò che gli incontri spiritici erano all'ordine del giorno in gran parte delle maggiori città. Lei stessa era in profondo disaccordo con ciò che costoro credevano di sperimentare. Diceva che molto spesso non si comunica con chi ci ha lasciato. Non sono assolutamente d'accordo con ciò, così diceva. Sosteneva invece che si comunica con qualche sorta di residuo che chiamava guscio astrale, una sorta di ricordo delle memorie. Penso che questo fosse il motivo principale per cui non piaceva agli spiritisti. Loro credevano di comunicare direttamente con i morti, che erano lì nel corpo astrale, proprio come noi siamo qui nel mondo fisico, parlando presumibilmente con le loro voci ordinarie, ed il medium li percepiva con la sua chiara udienza e trasmetteva il messaggio ai presenti. Madame Blavatsky disse, non è affatto così. Era orribile guardare quelle sedute spiritiche. Spesso mi faceva star male vedere la materializzazione del benvenuto dato loro dal medium. Piangevano e gioivano attorno al medium, rivestiti di queste vuote ombre. Talvolta crollavano a causa delle loro emozioni, una sincera gioia e felicità che facevano sanguinare il mio cuore per loro. Più vedevo i medium, più vedevo i pericoli che circondano l'umanità. I poeti parlano della sottile divisione fra questo mondo e l'altro. Sono ciechi. Non c'è affatto divisione, eccetto la diversità di stato nel quale i vivi ed i morti esistono e la grossolanità dei sensi fisici della maggioranza dell'umanità. Madame Blavatsky doveva dare agli spiritisti con il dente avvelenato un messaggio che spiegasse i fenomeni in tutt'altro modo. Ella non accettava affatto che lo spirito immortale di una persona potesse in alcun modo rivisitare la terra dopo la morte. Ciò li offese molto. Non potevano accettare la sua spiegazione, secondo cui l'uomo è essenzialmente duale. La personalità è un livello dell'essere e l'altro è l'essere spirituale, la natura spirituale. La personalità, in certe circostanze, può tornare indietro e parlare attraverso i medium con i viventi, ma solo in circostanze speciali, che dipendono da quando la persona è morta, quanti anni ha al momento della morte, i legami con la terra e molti altri fattori variabili. Quando nel processo post-mortem l'essere spirituale si allontana dal veicolo che occupava durante la vita, la persona normale non ritorna affatto, in alcun modo. Fu durante la sua ricerca sui fenomeni spiritici autentici che incontrò il colonnello della guerra civile, Henry Olcott, che divenne suo amico e collaboratore per tutta la vita. Si incontrarono negli Stati Uniti, a Chittenden, nel Vermont, dove egli era andato come giornalista per il New York Daily Graphic, per indagare i fenomeni che accadevano lì. Ella vi si recò perché aveva sentito parlare dei fenomeni dei fratelli Eddie. Devo confessare che quando la vidi per la prima volta, la considerai una persona veramente insolita. Infatti mi ricordo che dissi ad Alfred Kapp, in modo abbastanza rude direi, a CP che guarda che esemplare, con la sua camicia scarlatta, garibaldina,
contrastava notevolmente con il grigiore della fattoria in cui si trovava. Sapevo che era straniera e sentendola parlare un perfetto francese con la sua compagna, pensai subito ad una parigina. C'era qualcosa in lei di imperioso e allo stesso tempo compassionevole. Sapete, uno dei miei hobby era quello di leggere le persone dalle loro facce ed ella aveva un volto deciso, pieno di potere misto a raffinatezza e cultura. La seguì nel giardino. Si era preparata una sigaretta e stava cercando i fiammiferi quando colsi l'occasione di fare la sua conoscenza. Permettez-moi, madame. Le accesi la sigaretta ed iniziamo a conversare in francese. Mi disse di essere profondamente interessata ai fenomeni descritti nel Daily Graphic, ma nonostante ciò aveva avuto dubbi sul venire lì. Non avevo idea di chi fosse. Gli dissi che avevo paura che il colonnello Olcott mi citasse in uno dei suoi articoli. Non dovreste temere ciò. Egli vi nominerà solo se glielo permetterete. Sono sicuro che lo farà perché io sono il colonnello Olcott. Ella rise senza imbarazzo e si presentò. Era la prima volta che sentivo quel nome, che sarebbe diventato un fattore così importante nella mia vita. Qui tutto si è reso chiaro. Lo spiritualismo che è stata mandata a divulgare in America per sostituire il rozzo sistema dei medium occidentali era lo spiritualismo orientale. Una cosa necessaria al tempo era far fronte allo scetticismo materialista e rinforzare le basi spirituali della bramosia religiosa. Perciò, unendosi a loro in battaglia, prese posizione accanto agli spiritisti americani e per il momento sostenne la stessa causa. Lo spiritismo nelle mani di un adepto diventa magia, poiché è esperto dell'arte di mescolare le leggi dell'universo senza infrangerle e quindi senza violare la natura. Nelle mani di un medium inesperto, lo spiritismo diviene un'inconscia forma di magia, poiché apre inconsapevolmente una porta di comunicazione tra due mondi, attraverso cui emergono le cieche forze della natura, che lavorano nella luce astrale, tanto gli spiriti benevoli quanto quelli maligni. Al suo ritorno a New York, Olcott presentò Elena Petrovna Blavatsky al suo amico William Quant Judge, un amico avvocato. Fu proposta la fondazione di una società per esprimere e diffondere l'antica sapienza e fornire informazioni a riguardo, anche col desiderio di riconciliare gli antagonismi fra gli spiritualisti ed i materialisti. La Costituzione fu abbozzata e la società teosofica fu costituita il 17 novembre 1875. In un punto afferma che la società doveva essere stabilita su basi simili a quelle della Repubblica Americana. E io penso che sia uno dei motivi per cui fu scelto il colonnello Olcott, perché sin dall'inizio era del tutto familiare con il sistema democratico, una forma costituzionale di governo. Lei era l'insegnante. Era lei che doveva trasmettere questa saggezza. Sebbene combattesse, come sempre, con problemi di denaro e stesse tentando di fondare la società, nel 1875 Madame Blavatsky si fermò per scrivere la sua prima grande opera, Iside svelata, che con l'aiuto di Olcott, Judge ed altri fu pubblicata nel 1877. Elena Petrovna Blavatsky fece qualcosa che, credo, la gente non apprezza fino in fondo, qualcosa di unico nel panorama letterario. Fece una sintesi di tutte le antiche sapienze tradizionali e classiche sull'argomento che non sono mai esistite al mondo o documentate nei libri. Riuscì a trovare tutte le antiche scritture, tutti gli antichi sistemi filosofici, tutte le antiche religioni, tutti i grandi saggi. In qualche modo, acquisì una comprensione di ciò che dissero e la mise insieme. La parte principale dei suoi insegnamenti, della sua teosofia, fu certamente orientale. L'India, alla fine del 1870, era un vasto ed affascinante mondo di contraddizioni.
dove l'antico Oriente incontrava l'influenza occidentale dell'impero britannico. Blavatsky ed Olcott viaggiarono a lungo nel subcontinente per suscitare interesse nel loro grande lavoro. Infine stabilirono il quartier generale della società teosofica nel sud, ad Adyar, vicino a Madras. Al tempo in cui dell'India si conosceva solo la povertà di Calcutta, il sati o gli infanticidi, loro hanno avuto una visione dell'India. Hanno visto la magia dell'India, che va al di là della povertà e della sporcizia che vediamo ancora oggi. Hanno visto ciò che attirava e che ancora oggi attira molta gente, dai Beatles a qualsiasi persona che viene oggi. Cioè quella magia, la magia che ancora oggi esiste in India. Penso che questo sia il motivo principale per cui il quartier generale della società è ancora in India. Penso che da qui, più che altro, ella contribuì all'immagine dell'India in modo notevole, considerando l'India non solo in qualità di paese o località, ma nel senso di uno stato della mente. Elena Petrovna Blavatsky era sempre più conosciuta, poiché produceva impressionanti fenomeni psichici. In una stanza vuota, campanelli che suonavano, mobilio che si muoveva ed ancora più importante l'apporto di lettere scritte a lei o ai suoi associati dai maestri. Da prima trovai difficile capire come qualcuno che veniva attaccato dagli spiritisti, che lei tanto disapprovava, potesse allo stesso tempo essere tramite di fenomeni. Non si può parlare realmente di Elena Petrovna Blavatsky senza far riferimento ai fenomeni, perché ella produceva dei fenomeni. Anche in questo caso, sottolineò che quello non era il suo scopo principale, ma che serviva solo per richiamare l'attenzione del mondo. Ella sperava che, dimostrando queste abilità, avrebbe stimolato la gente interessata ad esplorare gli insegnamenti e le idee che cercava di divulgare all'umanità. Riscontrò invece che la gente era solamente incuriosita dai fenomeni e non sembrava voler andare oltre. Certamente un gran peccato. Quindi si allontanò da tutto questo. Penso che tra coloro che erano allora presenti non c'erano dubbi sulle sue enormi capacità. Questo fatto la mise in una posizione molto controversa, che in un certo senso ostacolò la sua missione altruistica, cioè insegnare all'uomo la scienza spirituale e le capacità latenti che può sviluppare. Quindi funzionò per quelli attorno a lei, ma divenne una spada a doppio taglio che non serviva al suo scopo, che era quello di attirare la gente verso la comprensione e le domande, le grandi domande che l'uomo si è sempre posto. Chi sono? Che cosa c'è nella natura umana che rende possibili questi fenomeni? Con tali importanti domande da rivolgere, perché Elena Petrovna persisteva con cose che suscitavano tante critiche? Oh, era così testarda. Ma era più vicina a me di qualsiasi sorella di sangue, come se ci fossimo sempre conosciuti. Sebbene diversi in temperamento e abilità, quanto due persone possono essere, e spesso in totale disaccordo sui dettagli, eravamo un'unica mente cuore riguardo al lavoro e nella devozione ai nostri maestri, i vecchi supervisori e progettisti di quel lavoro. L'ho amata per quell'altro sé, il suo sé più elevato, che era anche il più misterioso. Chi ci vedeva insieme avrebbe pensato che io avevo la sua più alta considerazione, ma in realtà, a dispetto di tutte le ore trascorse insieme, svolgendo il lavoro di tutti i giorni, era un enigma tanto per me quanto per tutti gli altri. In realtà i fenomeni non si rivelarono del tutto controproducenti. Come inizialmente aveva sperato, attirarono alcune persone molto influenti, ad esempio Alfred Percy Sinnett. Egli aveva un'importante posizione in qualità di editore di un influente periodico in India, The Pioneer, molto seguito quel tempo dalla colta comunità europea. Quindi si trovava nella posizione ideale per agire sia in India che in Inghilterra come tramite di Madame Blavatsky e dei maestri che ella rappresentava e la comunità europea. Ma l'intelligenza di Sinnett a volte si rivelò una barriera che lo portava ad accettare ciò che era materiale
e a dubitare dell'aspetto spirituale. In breve, ad avere dei dubbi su Madame Blavatsky stessa. Sinnett aveva un passato come spiritista e i primi fenomeni che lei gli presentò erano tutti di quella natura, colpi su tavoli e finestre in luoghi in cui non vi era nessuno fisicamente presente. Questo tipo di fenomeno. Più tardi, il famoso episodio in cui fu prodotta una tazza. Durante un picnic arrivò un ospite inatteso e tutti dissero: manca una tazza. Il fenomeno fu la materializzazione di una tazza proprio come quelle che stavano usando. E dovettero scavare nella terra e nelle radici degli alberi per trovarla. Ed infine eccola. Ma in fin dei conti, che cosa dimostra tutto ciò? E lui, Sinnett, era sempre alla ricerca di ulteriori prove su cosa fossero questi fenomeni fisici, che fossero suoni o colpi in posti insoliti, o più tardi l'apporto di lettere dei Mahatma, che si materializzavano davanti ai suoi occhi. Diciamo che il Mahatma si siede per dettare una lettera. Dapprima, negli occhi della sua mente, la compone e scrive una pagina alla volta. A questo punto la deve copiare. E ciò avviene attraverso il processo della precipitazione. Ciò che fa allora è attirare materia dal mondo psichico attorno a sé, la quale irradia istantaneamente negli archetipi che lui ha creato. Se pensate all'analogia di una calamita con un campo magnetico e la limatura di ferro, otterrete probabilmente la migliore immagine possibile. Lui ha creato l'archetipo, il modello, la forma, ora usa la sostanza attorno a sé, come si usa la limatura di ferro su un pezzo di carta per mostrare le linee di forza magnetica, per renderlo reale. Così, attraverso questo processo multifasico, viene tradotto dal mondo delle idee nel mondo delle forme ed infine nel mondo fisico. Credo che ci sia qualcosa di piuttosto strano dal punto di vista fisico. L'inchiostro usato a quel tempo era generalmente molto nero. Scoloriva lentamente fino a diventare marrone e col passare del tempo giallo. Questo no. La carta è anche molto sottile e abbastanza curiosamente l'inchiostro non è penetrato dall'altra parte del foglio. Normalmente su carta così sottile l'inchiostro passa dall'altra parte, soprattutto con gli inchiostri moderni. Questo no. Ci sono molte altre domande circa quei documenti a cui mi piacerebbe trovare una risposta, ma sarebbero necessari esami di laboratorio. Quindi queste lettere hanno due significati. Primo, che erano effettivamente state scritte, cosa che dimostra l'esistenza di un gruppo di uomini, indipendente da Madame Blavatsky, che le scrisse. Il secondo riguarda le idee che contengono. Le idee si presentavano come una guida all'insegnamento. Ma presto ci sarebbero state ancora più ingiustizia e misinterpretazione del suo carattere. Aveva fatto amicizia con una coppia, Monsieur e Madame Coulomb. Credo che li avesse incontrati al Cairo. Fece amicizia e li portò ad Adyar. Lui era un tuttofare ed anche lei svolse del lavoro per Madame Blavatsky. Quando scoprì che stavano facendo delle cose ingiuste e fraudolente, li licenziò. Ma costoro, prima di andarsene, a sentir dire alcuni teosofi, fecero delle cose per mettere in dubbio la credibilità di Madame Blavatsky. Lei aveva un mobiletto in cui si diceva apparissero le lettere dai Mahatma. Si dice che i Coulomb avessero praticato un buco tra il mobiletto e un armadio che si trovava nella camera di Blavatsky, dall'altra parte del muro. Il mobiletto era nella cosiddetta camera del santuario e naturalmente sembrava che Madame Blavatsky mettesse le lettere, ricevute in modo discutibilmente paranormale dai Mahatma, attraverso questo buco. Sebbene questi tentativi di screditarla non danneggiarono la società direttamente, le affermazioni dei Coulomb coincisero con un'indagine intrapresa dalla Società per le Ricerche Psichiche, svolta da Richard Hodgson, che in base a ricerche superficiali
decise che Madame Blavatsky era una truffatrice. Il rapporto Oxon ebbe l'effetto di sopprimere ogni ulteriore discussione su Madame Blavatsky, sui fenomeni, sul suo lavoro o quant'altro, per circa 100 anni. In effetti, sembrava essere diventata una politica della Società per le Ricerche Psichiche non pubblicare alcunché su di lei. Penso che, se Oxon avesse considerato la possibilità che i testimoni di Elena Petrovna Blavatsky stessero dicendo la verità e che Emma Coulomb stava mentendo, avrebbe fornito delle relazioni molto più eque e non avrebbe avuto un effetto così devastante sulla storia. Madame Blavatsky, furiosa, voleva citarli per calunnia, ma il comitato della società non l'avrebbe sostenuta e fu dissuasa da Olcott per il suo stesso bene. Lasciò l'India il 31 marzo del 1885 per non farvi mai più ritorno. Si trasferì in Inghilterra, dove produsse il lavoro più duraturo. Libera dall'influenza indiana ed ampiamente letta, fu accolta come un'insegnante. Scrisse la dottrina segreta, la voce del silenzio, la chiave della teosofia ed innumerevoli articoli. Penso che tutti abbiano valore eterno. E può capitare che uno di quei disastri che succedono nella vita e sembrano essere una tragedia abbia uno scopo, e se ci voltiamo indietro ci accorgiamo che forse è la miglior cosa che ci sia mai capitata. Il maestro mi diede la possibilità di scegliere tra morire ed essere libera, se lo avessi voluto, o vivere e finire la dottrina segreta. Mi informò di quanto grande sarebbe stata la sofferenza e delle difficoltà che avrei incontrato. Non lascia spegnere il fuoco, le mie vecchie ossa si congeleranno. Ma quando pensai agli studenti a cui mi sarebbe stato permesso di insegnare e alla società teosofica in generale, a cui avevo già dato il sangue del mio cuore, accettai il sacrificio. E portami del caffè e qualcosa da mangiare e trova la mia dannata tabacchiera. Sì, ovviamente aveva grandi, enormi difficoltà personali, per così dire, sofferenza fisica, malattia e così via. E certo, c'erano anche le storie raccontate dai maestri, che sostenevano che non era neanche un essere completo. Così, quando lasciò il Tibet, dopo aver ricevuto le istruzioni di Olcott, dovette abbandonare uno o parte dei suoi principi. E questo era un principio che, se lei fosse stata un essere completo, l'avrebbe resa capace di controllarsi molto meglio di quanto facesse. Molti riconoscono questo come una scusa per il suo essere collerica e talvolta irascibile. Ma tutta la gente, per quanto ne so, leggendo le notizie postume su di lei, le perdonò tutte quelle parole taglienti di cui era stata vittima, poiché sapeva istintivamente che era gentile, comprensiva, compassionevole e la amò per quello che era. C'è qualcosa che, credo, sia attribuito a Walt Whitman mentre parlava con un giornalista. Egli disse: ciò che tu sei parla così forte che non posso sentire quello che dici. Penso che questo sia perfettamente emblematico di Elena Petrovna Blavatsky e di ciò che fece, e dà di gran lunga molto più peso di qualunque cosa la si possa accusare. Allora perché i maestri la scelsero? In una delle famose lettere dei Mahatma a Sinnet, dissero che avevano cercato per quasi un secolo un veicolo adatto per essere mandato nel mondo a comunicare questa conoscenza interiore. In un certo senso lei era come un trasformatore, in termini elettrici, capace di trasformare e ridurre quell'energia o quella saggezza, quella illuminazione che è, per così dire, maatmica. E dissero che non era la migliore, ma la migliore disponibile.
La sua vita, come l'ho conosciuta in questi ultimi 17 anni, è stata una tragedia. La tragedia di un filantropo martirizzato. Altruista, pur dedicandosi gratuitamente al suo lavoro per il benessere spirituale dell'umanità, è stata continuamente perseguitata e boicottata dai calunniatori. Mia cara Laura, ai miei giudici passati, presenti e futuri, non ho niente da dire. Ma ti dico questo, viviamo in un periodo di pregiudizi e paradossi, sempre in lotta tra le nostre oneste convinzioni e la paura dell'opinione pubblica, che è più crudele dei tiranni. Dammi la penna, lo scrivo. Ma come si raggiunge la popolarità? Ululare con i lupi, mediocrità riverente approvata dal pubblico, chiudere gli occhi davanti a qualunque verità non accettabile per i pastori del gregge sociale, inchinarsi di fronte alla volgarità, alla forza, applaudire fortemente all'asino che alzandosi da un calcio ad un leone morente. Ora un idolo caduto. È sorprendente notare le dicerie diffuse contro lei, la più cattiva delle quali è l'accusa di immoralità. Se mai c'è stato un essere assessuato, quella era lei. In tutti gli anni in cui l'ho frequentata non ha mai bevuto un alcolico. È vero, era una fumatrice accanita, sboccata ed eccentrica riguardo alla maggior parte delle cose convenzionali, ma non era né una ladra né una donna di malaffare, né un'ubriacona né alcuna di quelle altre terribili cose di cui fu sconsideratamente accusata da molti scrittori da quattro soldi, indegna addirittura di pulirle le scarpe. Queste pagine non sono state scritte per le masse, non invitano alla riforma e neppure vi è uno sforzo di convertire ai nostri punti di vista i fortunati della vita. Sono indirizzate solamente a coloro che sono costituzionalmente capaci di comprenderle, a quelli che soffrono, che hanno fame e sete di una qualche realtà in questo mondo di ombre cinesi. In ogni atomo c'è vita per quanto latente o inconscia possa essere, e per di più è un piccolo universo dotato di consapevolezza e memoria. Ogni cosa nell'universo è viva, la coscienza è contenuta in tutta la materia, sia i semi che i corpuscoli debbono racchiudere potenzialità latenti per la riproduzione e il graduale sviluppo, il manifestarsi delle mille ed una forma delle fasi evolutive. Indi, il piano futuro, anzi il disegno, ci deve essere. Il motivo per cui scrisse la dottrina segreta fu riproporre la saggezza, che esisteva da secoli, tentare di riunire e sintetizzare nella cultura moderna ciò che definisce la tradizione perenne, reintegrare le vecchie idee con quelle nuove. Aveva a che fare con una cultura che era dogmatica, non solo nel pensiero teologico, ma anche in quello scientifico, in quanto nella scienza si era arrivati al punto di credere che non ci fosse più niente da scoprire, che non c'erano più sorprese dietro l'angolo. Scrisse la dottrina segreta alla fine degli anni Ottanta dell'Ottocento, prima che l'atomo fosse spaccato, prima di ogni teoria moderna sulle particelle sottili e prima dello sviluppo della fisica quantistica. Già allora affermava che la natura essenziale della materia è energia e che l'apparenza della solidità associata con l'atomo è un'illusione. Madame Blavatsky considerava l'universo principalmente da un punto di vista spirituale, intendendo per spirituali le essenze, le leggi e i processi, il fatto che l'universo sia un tutto vivente e così via, e che l'universo fisico che noi adesso vediamo è un prodotto e la manifestazione finale di quei processi interiori, viventi e spirituali. Nel mio libro La rinascita della natura dimostro come la scienza moderna ci stia riportando ad un senso della vita della natura. Guardiamo di nuovo al cosmo come un organismo vivente che si sviluppa, non una macchina che sta esaurendo il vapore. Inizia con il Big Bang, è come lo schiudersi dell'uovo cosmico, ed il cosmo da quel momento si sta sviluppando e cresce. Gaia, la Terra, è vista ancora una volta come madre Terra, un organismo vivente.
ancora una volta una visione molto antica torna in una forma scientifica molto moderna. E naturalmente il pensiero teosofico, come tutto il pensiero tradizionale, si basa sull'idea di un cosmo vivente e non sull'idea di una morta macchina. Quindi c'è un modo curioso in cui la scienza moderna sta trascendendo la visione meccanicistica del mondo e ci riconduce ad un senso della natura vivente. È interessante comparare due descrizioni del cosmo, una data da Elena Petrovna, nella Dottrina Segreta, e l'altra data da Robert Giustrov, che è il direttore dell'Istituto di Studi Spaziali. Cito dal suo libro. Immaginate lo splendore radiante del momento della creazione. Improvvisamente, un mondo di pura energia arriva come un lampo nell'essere. Inimmaginabile luminosità riempie l'universo. Ora, paragonate questo con l'affermazione di Elena Petrovna nella Dottrina Segreta. La tenebra irradia la luce, ed ecco, ineguagliabile gloria rifulgente, spazio luminoso ed anche spazio oscuro. Eccola dipingere un quadro dell'inizio del cosmo, in cui troviamo diretti parallelismi con i moderni scenari della letteratura del divenire del nostro cosmo. Mi furono mostrate molte più cose di quante non ne siano mai state scritte, quindi non c'è da meravigliarsi che tutte le storiacce sulla sua cosiddetta fraudolenza non scossero la mia fiducia nei suoi veri poteri psichici. Mi mostrò le realtà della chimica e della fisica trascendentale, le meravigliose potenze dinamiche presenti nella mente, volontà e anima umana. La teosofia, in virtù della sua natura inerente, non tenta di fare affermazioni dogmatiche su come si deve agire in un determinato contesto. Questa è una delle sue bellezze. Ciò che fa è presentare una visione della realtà che può informare qualunque individuo su come loro reagirebbero in una di queste crisi. Perciò non è prescrittiva. Piuttosto, presenta una cornice dalla quale si può attingere ispirazione. Offre una visione della realtà che è piena di speranza, altruismo e prospettive. E immagino che la cornice ecologica sia stato uno di quei modi in cui questo è stato compreso ed elaborato. Ma questa è solo una sfaccettatura di un processo molto più ampio. Elena Petrovna, ai suoi tempi, tentò di stimolare l'uomo ad investigare quel potenziale, condurlo fuori dalla struttura altamente materialistica in cui si trovava e che gli indù definiscono Kali Yuga, l'età del materialismo, verso l'età dell'oro, dove l'uomo può realizzare la sua natura e utilizzarla armoniosamente con le altre forme di vita. Ma da dove venne effettivamente questa informazione? In varie occasioni dice che la ricevette da qualche dimensione dell'essere che lei definisce luce astrale e che è come la memoria universale. Qualunque cosa sia mai accaduta da qualunque parte nel cosmo o certamente su questa terra è immagazzinata in quella luce astrale. Diceva che di tanto in tanto il suo maestro, le forniva i riferimenti di cui aveva bisogno mostrandoglieli. Tutto ciò che doveva fare era trascriverli. Marciò decisamente attraverso il campo minato del conflitto tra spiritualità e chiesa. Noi siamo soliti dire ai buddisti, musulmani, indù o parsi: la strada verso la teosofia è lì per voi, nella vostra stessa religione. Diciamo questo perché quei credo posseggono un profondo significato filosofico ed esoterico che spiega le allegorie sotto cui sono presentati alla gente. Ma non possiamo dire la stessa cosa ai cristiani. I successori degli apostoli non registrarono affatto la dottrina segreta di Gesù, i misteri del regno dei cieli, a cui si fa riferimento nel Vangelo di Marco 4:11. Questi sono stati soppressi, distrutti. Ciò che ci è giunto sono le parabole, le favole che Gesù intendeva espressamente per coloro spiritualmente ciechi e sordi. La cristianità moderna o li prende alla lettera o li interpreta a piacimento dei padri della Chiesa secolare, cosicché ora la cristianità non ha fondamenti esoterici noti a coloro che la professano. Su quasi ogni punto la dottrina della Chiesa e la pratica dei cristiani sono in diretto contrasto con gli insegnamenti di Gesù.
È inutile perciò tentare di convincere tali menti. Se sono incapaci o non desiderosi di studiare anche solo il concetto più esteso contenuto nella parola karma, come possono comprendere le sottili distinzioni implicate nella dottrina della reincarnazione? Karma è la somma totale dei nostri atti, sia nella vita presente che nelle incarnazioni precedenti. Perciò è semplicemente azione, causa ed effetto. Sono le nostre azioni, pensieri e gesti che guidano la legge karmica, anziché essere guidati da essa, poiché ciò che l'uomo semina è ciò che raccoglierà. C'è un'individualità interiore e c'è una personalità esteriore. Diciamo che l'individualità interiore, che è l'essenza della persona, persiste da una vita ad un'altra, ad un'altra, ad un'altra. Come ha origine questa individualità? Dunque, è l'accumulo delle esperienze di innumerevoli vite personali. Mentre attraversiamo ciascuna di esse, raccogliamo l'esperienza valida, le abilità e la conoscenza che abbiamo acquisito, e così via, e distilliamo, per così dire, da ogni vita personale, tutto ciò che abbiamo teatralmente chiamato buono, vero e bello. Bene, quell'esperienza accumulata va a formare l'individualità spirituale di cui stavo parlando. Quindi, attraverso il tempo, l'individualità spirituale acquisisce un bagaglio di esperienze, abilità, conoscenza, intuito, saggezza, da cui la personalità individuale può attingere di tanto in tanto. Quando vediamo il genio, quando vediamo l'ispirazione, quando vediamo capacità insolite e così via, ciò che vediamo è la personalità individuale, la personalità di questa vita che attinge da quell'oceano di conoscenza e di esperienza che è contenuta in quell'individualità spirituale. Il giorno prima che morisse, nonostante i suoi coraggiosi sforzi, era evidente che soffriva intensamente e solo la sua potente volontà la sosteneva, ma voleva tuttavia il tavolino delle carte e la poltrona. Tentò di giocare al solitario. Era un dolore guardare la sua cara faccia mentre cercava di comportarsi normalmente. Faceva così tanta fatica anche solo per respirare. Io personalmente non ho sentito delle ultime parole famose. Le parole importanti furono pronunciate nelle ore prima di morire, quando, pensando che mia sorella si stesse prendendo cura di lei, come era successo ad Adyar, mi disse: Isabel, mantenete il legame intatto. Fate che la mia ultima incarnazione non sia un fallimento. L'entusiasmo di Elena Petrovna Blavatsky era una fiamma, da cui tutti i teosofi accesero le loro torce, un esempio che entusiasmava come il suono di una tromba di guerra. Non c'è da meravigliarsi che l'ho amata come amica, l'ho apprezzata come insegnante, e per sempre ne conserverò sacra la memoria. Quando era viva potevo anche litigare con lei, ma essendo morta, posso solo rimpiangere la sua irreparabile perdita. Fu una personalità stravagante, luminosa, controversa. Si potrebbe dire che senza quelle qualità, molte delle cose che fece e disse avrebbero potuto essere dimenticate. Ma chiaramente c'è un'enorme quantità di insegnamenti e di idee che 100 anni più tardi trovano ancora applicazione nella nostra società. Essere capaci di sedersi è semplicemente scrivere su qualunque argomento immaginabile, è scrivere, scrivere e ancora scrivere, e far sì che i propri lavori sopravvivano alla prova dei secoli.
Infatti, anche i grandi scrittori di letteratura sono scomparsi, mentre lei è diventata un fenomeno mondiale. Non lo faceva per il beneficio di se stessa, o di tipi come me o te, ma lo faceva per il beneficio di tutta l'umanità. Ed ecco qui la parte messianica. Se solo le razze umane, gli esseri umani, le nazioni, i gruppi di persone avessero preso nota di ciò che diceva e vissuto secondo le leggi, avrebbero trovato così la panacea, come la definiva lei, per tutti i loro mali. Non sprechiamo tempo in inutili rimpianti. Cerchiamo di pensare e fare ciò che lei avrebbe desiderato in queste circostanze. E ringraziamo perché è stata liberata dalla sofferenza. Un raggio di luce nella nostra oscurità. Se non fosse stata convinta che c'era nella società chi era in grado di continuare il suo lavoro, ella non ci avrebbe lasciati. Non ci sarebbe stato lutto o i soliti rituali funebri, cosa che potrebbe sorprendere quelli al di fuori, che non capiscono ancora lo spirito che anima i teosofi, che il corpo è un semplice indumento e la morte è semplicemente un cambiamento. Quando la fiamma artificiale, fredda, del materialismo moderno si spegne per mancanza di combustibile, coloro per i quali la speranza di un'esistenza oltre la tomba è un tormento, dovrebbero prepararsi alla più grande delusione che si possa provare, poiché dalle acque scure, profonde e fangose della materia sta sorgendo una forza mistica. Non è che il primo fruscio, ma è un fruscio sovrumano, è soprannaturale solo per i superstiziosi e gli ignoranti. Lo spirito della verità sta ora passando sulla superficie delle scure acque e andandosene li costringe a rivelare i loro tesori spirituali. E questo spirito è una forza che non può essere ostacolata e mai, mai essere fermata.